Gli occhi di Google puntati sulle strade delle città, dopo le immagini satellitari della Terra, arrivano sul computer le nostre case. Google punta gli occhi sulle nostre città, dopo aver portato nelle case le immagini satellitari della Terra, ora offre anche la possibilità di guardare cosa succede nelle strade. Sandro Vannucci ci racconta come. Era solo nei film di spionaggio il grande occhio che sorveglia il mondo. Poi Google, il motore di ricerca, lo ha messo in rete. E da ieri, per chi usa le mappe di Google, si può scendere ancora e vedere San Francisco non solo dall'alto, ma anche ad altezza marciapiede e con la possibilità di guardarsi intorno. Negli ultimi 6 mesi una speciale attrezzatura ha raccolto immagini circolari in 5 città americane ed i computer hanno fatto il resto. Qualche altro mese e tutte le altre maggiori città verranno scannerizzate, anche in Europa. Intanto arrivano i primi reclami di chi non vuol trovare la sua vita privata sulle carte geografiche e che se entra in un negozio per adulti non lo vuol rivedere sulla rete. Da Google dicono che le foto sono state fatte tutte in luoghi pubblici, ma che se qualcuno insiste sono disposti a cancellare. Comunque siamo avvertiti, quando giriamo per strada è meglio avere sempre a disposizione un bel sorriso. Google ci guarda.